Allora, mi presento, mi chiamo Paolo Hilzl, un cognome complicatissimo, non è un cognome sardo, è un cognome tedesco. Comunque io sono di Ferrara, faccio parte del Ferrara LUG, della società di informatici professionisti, come alcuni che verranno magari nei prossimi giorni che conosco. Faccio parte anche della SOLI, insomma faccio parte di alcuni gruppi così, faccio l'informatica da una vita, nel senso che ho cominciato nell'85, lavoro più in ambito gestionale, quindi faccio molta analisi, database eccetera, quindi qui sono un po' un pesce fuor d'acqua su queste cose qua, però il concetto penso che sia importante, per cui ho chiesto di poter fare un talk sull'argomento proprio perché mi sembra che l'argomento sia assolutamente importante. Tra l'altro sì, vabbè, lì vedo i tempi, benissimo. Per quanto riguarda l'incontro di oggi, la mia intenzione era di venire a parlare di una qualche cosa che sta succedendo che potrebbe essere abbastanza, con conseguenze abbastanza pesanti, no? E quindi cerchiamo di, vabbè, connessione diretta non mi serve, ci sono delle conseguenze che possono essere abbastanza pesanti e di conseguenza cerchiamo adesso di spiegare alcune cose. È chiaro che ci sono degli argomenti dove su alcune cose ci sono alcuni scafatissimi, altri magari un po' meno, e quindi di solito il mio talk qui è preparato anche per poter reggere persone che magari non, che ne so, non sanno che cos'è una doppia chiave asimmetrica o cose di questo tipo. Qui cercherò di viaggiare un pochino più su queste cose e vi dico subito, parto subito con un ringraziamento con un certo, che non so se lo conoscete, Andrea Colangelo, questo è il suo blog, il quale ha un Linux Day, credo del 2012, ha fatto un talk che ha registrato e che io casualmente ho trovato su YouTube, ma comunque lo trovate su YouTube, no? Dove tratta, facciamo così, stacchiamo il cavo diretto, così terminate definitivamente. Praticamente ha fatto un bellissimo incontro sull'argomento spiegando bene tutti i concetti di Secure Boot e UEFI eccetera, e da lì ho derivato molto, tra l'altro è uno molto disponibile, per cui se avete poi domande magari molto complesse sull'argomento eccetera, probabilmente vi conviene girarle a lui direttamente, che è molto più preparato di me su queste cose, no? È un Debian maintainer e un Ubuntu developer. Partiamo con alcuni concetti proprio minimali, proprio una cosa semplicissima, a chi servono gli standard? E chiaramente sappiamo benissimo che tutto quello che è venuto fuori oggi, quindi lo stesso internet, lo stesso, preso l'esempio estremo, l'alimentatore da telefonino, no? Vedete che oggi c'è questo connettore USB, è una cosa un po' strana, nel senso, perché è una cosa un po' strana? Perché di solito le innovazioni legate agli standard sono legate al fatto che c'è qualcuno che le sponsorizza e che le spinge. Ci sono dei gruppi che, diciamo, delle lobby che spingono di solito questi standard e li fanno andare avanti per motivi di mercato, no? Ci sono delle cose che per loro natura sono contromercato, questo qua è una cosa contromercato, perché ovviamente fino ad oggi era molto più comodo per le aziende cercare di venderti. Quando compravi il cellulare dovevi comprarti il nuovo alimentatore, comprarti il nuovo filo per l'accendisigari, quindi 10.000 miliardi di attacchi degli alimentatori, finché a un certo punto non è intervenuta l'Unione Europea dicendo ascoltate, almeno dalla parte di là l'attacco deve essere USB. No? Poi dopo adesso c'è il ragionamento anche dall'altra parte, e quindi questo è un caso in cui praticamente qualcosa è prevalso perché a un certo punto si è pensato più al bene comune che alla spinta delle lobby su determinate cose. E il problema è che su mille altre cose c'è questa situazione qua, ci sono delle cose che per motivi di mercato sono nate, tipo per esempio lo stesso internet, se andate a vedere, internet non è nato per fare il bene della gente, poi ha avuto come effetto collaterale quello, no? Ma è praticamente stato frutto di un'evoluzione che diciamo convenienze di mercato hanno portato poi a un risultato che è nel bene di tutti, no? Quindi in altre situazioni questo non è tanto possibile. Questo per diventa la premessa per cosa? Vabbè, abbiamo detto il TCP/IP, abbiamo visto il discorso dell'alimentatore, facile, la parola facile è il dramma di praticamente di questi anni. Oggi chiunque, qualunque utente conoscete va avanti con avanti, 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 noi viviamo la civiltà dell'avanti, avanti, avanti, qualsiasi cosa ci sta in mezzo, diritti, va bene tutto, l'importante è arrivare allo scopo che ti interessa, quello che ci sta in mezzo lo scoprirai dopo, no? Però questo vale anche per le normative e questo è un problema non da poco. Perché se io devo spiegarti un concetto difficile, tu vuoi un concetto facile, è molto più facile spiegare quello facile. Faccio un esempio, abbiamo parlato del disco criptato di prima, no? Per una persona normale avere un PC col disco criptato secondo me è una fregatura, perché? Perché la prima volta che ti succede qualche cosa tu quei dati lì non li tiri più fuori neanche a crepare, a meno che non li mandi a un track e spendi 1500 euro. Per cui probabilmente per l'utente normale il disco criptato è più una fregatura che altro, però è molto più facile far passare, piuttosto che questo concetto qua, il concetto che io ti offro qualcosa di intrinsecamente non sicuro e quell'altro ti offre una cosa sicura, no? È un concetto molto più semplice. Il mio sistema è sicuro, lui ti dice così perché il suo non lo è.
è un concetto più semplice, quindi la gente è portata ad accettare di più quel concetto lì. E ci sono quindi alla fine degli aspetti che riguardano l'avvento di questi standard, che non sono puramente tecnici, sono aspetti tecnici, sono aspetti di marketing, quindi come vengono presentate queste cose e come la gente riesce finalmente a percepirle, no? E ci sono degli aspetti che sono puramente commerciali, legati al fatto che ci sono delle lobby che spingono, eccetera. Quindi in tutto questo marasma bisogna fare delle collare, delle leggi che facciano comodo alle persone. Quindi bisogna far digerire i concetti facili, famosi. E allora vediamo un pochino. Ci sono dei nuovi standard, quindi adesso entriamo finalmente a parlare di questi nuovi standard. Abbiamo lo standard nuovo che si chiama UEFI, che prenderà il posto del BIOS, che è all'interno della macchina, è quel primo programmino che parte quando il sistema viene caricato. Parleremo di Secure Boot, che è una modalità di avvio fatta proprio sfruttando questo UEFI. Parleremo anche delle certificazioni di una ditta, ma mica non so che cosa, no? Perché vedremo che è questo che crea il casino, no? E lo vedremo poi, perché di per sé non sono cose negative queste qua, è l'insieme che crea una situazione negativa. Parleremo anche di un sistema, il Simply System Unified Installer, non so se avete mai visto quel discorso per cui ti con la chiavetta, è uno standard per cui parti con la chiavetta e automaticamente viene caricato il sistema vuoto, ti chiede se... non l'avete visto perché non esiste. Allora, andiamo avanti. Il boot, beh, immagino che qui sappiate come si fa, no? Parte il BIOS, alias il vecchio BIOS, no, adesso parte il UEFI. UEFI va a chiamare questo master boot record che è 512 byte, praticamente non ci sta dentro più niente, per cui di conseguenza va a richiamare il bootloader che si trova in un'altra posizione e praticamente fa partire il kernel, fa partire gli user space e così via. Insomma, praticamente c'è una catena di software che si aggancia da uno all'altro, no? E questa catena qua potenzialmente è pericolosa, perché qualcuno potrebbe aver sostituito, che ne so, il master boot record con qualcos'altro, cioè potrebbe aver messo nel master boot record qualcos'altro, oppure aver messo nel bootloader qualcos'altro, qualcuno aveva potuto inserire un virus all'interno del kernel e così via. Quindi ci sono dei pericoli intrinsechi, al di là del fatto che i software che fanno queste cose sono veramente pochi, però potenzialmente il rischio c'è. Vabbè, qui c'era la spiegazione a doppia chiave asimmetrica, spero che la sappiate. Di solito lo faccio una spiegazione proprio elementare, ci metto un secondo, non si sa mai se qualcuno non lo sa, io dico, vabbè, hai di fatto una specie di generatore di firme, no? Praticamente è una macchina che ti genera due chiavi, uno lo vuoi mettere in un generatore di firme, l'altro in un verificatore delle firme, vi scambiate le chiavi e tu praticamente in questa maniera puoi verificare a distanza se quello che ti ho dato è conforme a quello che avevi. In pratica il grosso vantaggio è che queste cose non sono cose fisiche, sono praticamente dei codici, e in pratica tu generi delle chiavi e con questo sistema di chiavi tu hai la garanzia che quello che ti ho mandato effettivamente è quello che ti ho mandato io, no? Sembra una cosa semplice, ma l'idea è stata geniale, no? Allora andiamo a vedere così questo famoso UEFI che prende il posto del BIOS, no? Allora intanto vedete che già la vista grafica del UEFI è tutta un'altra cosa, no? Prima era tutta una cosa azzurra, eccetera. Intanto che cos'è? È nato, diciamo, alla fine del 2003 da Intel, che dopo poi l'ha passata a Unify UEFI Forum, che è composto da ditte grossissime, AMD, Apple, Dell, HP, IBM, insomma ci sono tutti, no? Divide l'interfaccia di boot tra i servizi runtime e usa anche dei driver suoi, no? Quindi c'è proprio dei driver veri e propri dentro. Vi ricordate, come dicevo all'inizio, prima era un affare che stava in, il BIOS una volta era un affare che stava in 512 byte. Questo affare qua, se andate a prendere una distribuzione Linux, tirate via i driver e tutto, è più piccolo del UEFI, no? Praticamente un sistema operativo, tutti gli effetti sotto la macchina che sta lì all'inizio. Su Windows Vista Service Pack 1, Windows Server 2008 64 bit, questo c'era già, no? Specifiche dettagliatissime, nel 2012 erano già più di 2000 pagine, quindi c'è un pattacone così che spiega nel dettaglio cosa deve fare questo famoso UEFI. E quindi la domanda è: ma cosa? Un bagaglio che deve gestire poco più di 2 secondi, grande praticamente come Linux. Già questo c'è qualcosa, insomma, che è un po' strage, come dicono da noi, no? C'è anche il fatto che cosa succede? Che più normative metti, più meccanismi metti, più particolarità inserisci, e più è probabile fare trovare delle falle, delle scappatoie per fare dei giochini. Anche una shell di comando e così via, no? Informazioni del sistema sono organizzate in tabelle, c'è un file service, controllo utente testuale grafico, poi dopo poi hai l'Apple, lo usa da anni, no? Come sistema esclusivo per i propri computer. Da gennaio 2011 tutte le nuove schede madri Asus implementano BIOS, praticamente tutte le macchine che oggi escono con Windows 8.1 8.0 ce l'hanno.
compatibility mode su support, e quindi esiste la possibilità di far andare una modalità che qualcuno chiama legacy mode o qualcosa del genere, che praticamente ti consente, volendo, di ritornare al vecchio BIOS e farla girare col BIOS. Codice scritto in C, non è scritto più in assembler, eccetera, quindi anche più facile per mantenere da parte della società. Tenete conto che le società che fanno il UEFI sono loro che scrivono questo programma e sono loro che sanno che cosa fa questo programma, no? Quindi non è un programma aperto, anche se esiste un codice aperto, volendo, perché potete andare su Source e scaricare, diciamo così, la struttura principale, però resta il fatto che comunque il pacchetto è il pacchetto proprietario. Comunicazione tra i device con specifici protocolli e così via, insomma, è indispensabile, ecco, questo è un punto importante, indispensabile per generare partizioni di più di 2 terabyte, no? Se no non lo fate, no? E utilizza il GPT. Poi c'è anche il discorso sul numero delle partizioni che potete creare, tutte queste cose qua, non c'è più il discorso partizione principale estesa e così via. Insomma, ci sono delle innovazioni, e questo probabilmente forse è l'innovazione più visibile per certi versi. E sì, cioè, infatti quando voi caricate le partizioni, prendete magari una macchina, anche se prendete una macchina con Windows sotto su, andate a vedere la situazione delle partizioni, vedete che ci sono delle partizioni esoteriche, tipo, non so, partizione EFI, eccetera, eccetera, proprio perché cambia la ripartizione di questi sistemi. EFI ha il proprio boot manager, attenzione, EFI ha il proprio boot manager, quindi il GRUB teoricamente non dovrebbe più esserci, perché tu dovresti averlo incamerato all'interno del UEFI, e praticamente è lui che definisce le priorità, no? E vedremo poi che questo ha anche delle conseguenze. Rende più semplice la gestione dei server PC da remoto, quindi avendo i driver, avendo tutto, praticamente c'è la possibilità per il costruttore di aggiornarti magari il BIOS o di fare chissà che cosa. Questo poi lo sa solo lui, perché ovviamente essendo più chiuso non potete sapere cosa va a fare. In futuro dovrebbe essere aperto al fatto di mettere nuovi sistemi diagnostici, sistemi di ripristino dei dati, servizi di crittografia integrati, funzione per la gestione dei consumi e così via, tutte cose che uno può inserire a quel livello lì di questa specie di sistema operativo parallelo che ci sta sotto. Allora noi adesso andiamo a vedere solo un aspetto, quello del Secure Boot. Quindi vedete che il UEFI ha mille cose dietro e non sono tutte schifezze, ci sono anche delle cose che hanno un senso, no? Per cui effettivamente diventa abbastanza difficile oggi giustificare un continuare senza utilizzare il UEFI. Però dentro c'è questo discorso del Secure Boot, che è il punto forse più nevralgico di tutta la faccenda. Ovvero, come hanno detto, già che facciamo quel sistema, facciamo in modo di attestare tutta la catena, in modo che dal momento in cui tu fai partire la macchina al momento in cui arriva in esecuzione, diciamo, il tuo login, la tua pagina di login, tutta la catena sia una catena certificata. E qua entra in tutto il discorso delle chiavi, che è abbastanza pesante. Perché? Perché allora il concetto era di evitare i famosi bootkit, che quindi vuol dire questi programmi virus che potenzialmente potrebbero annidarsi, ma questo viene giocato con dei meccanismi di scambi di chiave, no? Adesso quando mi ero accorto che l'avevo già messo qua, un attimo solo, cerca di risolvere con una gestione di chiavi fatta così. In pratica c'è all'interno del UEFI c'è una chiave, no, che è stata certificata, no, e questa chiave certificata deve trovarsi poi negli altri moduli. Quindi se c'hai un boot manager deve essere dentro il boot manager, che deve essere con la stessa chiave che hai dentro nel UEFI, poi devi averlo, se vuoi certificare puoi certificare anche il kernel, no? Perché attenzione, il UEFI nelle specifiche non dice che è obbligatorio certificare il kernel, perché si fermano solo al primo stadio, no? Praticamente perché quello diciamo non diventa più tra virgolette pertinenza del UEFI, fa parte di specifiche successive potenzialmente, quindi di fatto tu potresti anche solo autenticare il boot manager e basta. A questo punto poi dopo da lì in realtà c'è la certificazione del kernel, e attenzione, ci sono anche certificazioni di tutti gli elementi del kernel, perché se avete dei moduli devono essere certificati anche quelli, no? Quindi deve essere tutta roba firmata digitalmente. Verifica il bootloader eventualmente del kernel su quasi tutti i computer nuovi. Perché è su quasi tutti i computer nuovi? Ed è quello il problema, lo vedremo fra un attimo. Allora, abbiamo tanti produttori diversi di PC, ma questi produttori diversi di PC, secondo voi, perché dovrebbero mettere dentro la chiave di Linux o di Microsoft o di qualunque altro gestore? Allora, Microsoft vedremo come fa a farsi mettere la propria chiave dentro, no? Il problema è che per Linux è molto più difficile farsi mettere la propria chiave dentro, e vedremo gli effetti che ha questa cosa.
chi gestisce le chiavi, questo non viene detto a livello dell'UEFI, di fatto sono le certification authority, per cui direi che questo qua è una cosa abbastanza scontata. Poi esiste il concetto che dicevo prima di dover filmare i moduli, che crea anche dei problemi, perché immaginate di dover filmare i moduli per esempio che vengono introdotti da VirtualBox oppure dai driver di Nvidia o cose di questo tipo, no? Quindi esiste anche questo problema, che non è un monolito con cui ho a che fare, no? Sia chiaro, io posso anche benissimo decidere di non far partire il mio sistema con Secure Boot, faccio andare senza Secure Boot e il problema non esiste allora da quel punto di vista. Il produttore decide le chiavi che vuole caricare, quindi io produttore sono io che decido le chiavi che voglio caricare. E l'overclock come lo faccio? Ah, anche lì è tutto da vedere, perché adesso poi ci sono tutta una serie di problemi, poi magari parliamo anche della piastra madre criptata e così via, no? Vabbè, i PC nei centri commerciali avranno tutte le funzionalità abilitate, io qua ve ne posso raccontare di tutti i colori, perché montando Linux anche nelle ultime versioni vi garantisco che vedete di tutto. Terzo protagonista. Questo è un logo che trovate sul PC, non è proprio uguale, è leggermente diverso, no? È compatibile sul PC, se volete vedere questo patacchino, se vuoi il bollino, la Microsoft cosa fa? Ti fa certificare, no, dice tu vuoi certificarti con la tua macchina? Benissimo, allora io ti per darti il bollino, tu mi porti la macchina, io guardo se risponde ai requisiti che ho dato io. E qui il punto nevralgico della questione. I requisiti che ha dato Microsoft, se tu rispetti questi requisiti ti pago. Quindi non solo tu mi porti la macchina e dico va bene e quindi puoi attaccare il tuo patacchino e dire ti vendo il mio Windows 8 che ha il patacchino e quindi è certificato, no? Ma io ti pago anche per questa cosa. E però ovviamente se mi fai certificare, quindi tu cosa fai? Sottoscrivi un contratto, no? E prima cosa che ti chiedo è di inserire la mia chiave dentro. Quindi la chiave di Microsoft nelle macchine con Windows 8 c'è, per forza. Ma non c'è solo quello. Per esempio, io ti specifico che il Secure Boot deve essere attivo per default. Disabilitabile, ma attivo per default. Questo è una cosa devastante. Perché chiamate un amico e ditegli adesso ti metti su Linux. Vedete se ci riesce. Perché deve scoprire come entrare nel setup. Perché non c'è un tasto standard per entrare nel setup, no? Delle volte o hai l'occhio flash e la vedi, in alcuni casi anche con l'occhio flash non risolvi niente perché non ti fa vedere proprio niente, quindi devi andare su Google, dire dammi il modello, eccetera, premi F2, eccetera, poi arrivi dentro e dici c'è una scritta che dice voglio andare in modalità no secure boot, no, c'è modalità sicurezza forse nella versione tal di tal, c'è modalità, oppure capita come è capitato a me in una macchina, una Packard Bell, dove non c'era scritto assolutamente niente, dico ma come cavolo è? Vado a vedere su internet e scopro, non c'è problema, basta mettere la password per entrare nel BIOS, appena metti la password per entrare nel BIOS, questo ti abilita la scritta che dice con questo puoi disabilitare il Secure Boot. Cazzo, come ho fatto a non pensarci? Cioè, vedete, cioè, porcate inenarrabili. Il Secure Boot su ARM, questo è ancora peggio, su ARM deve essere attivo, non disabilitabile. Perché l'hanno fatto? Beh, per sicurezza, perché tutti sapete che non c'è niente di più pericoloso per la sicurezza come un device ARM. No. Io so perché l'hanno fatto, però non lo dico. Almeno penso di sapere perché l'hanno fatto. Probabilmente perché se avessero mai fatto la stessa cosa da questa parte qua, l'abuso di posizione dominante era certo. No? Qui non hanno una posizione dominante, hanno una situazione residuale, di conseguenza potenzialmente diventa difficilmente sostenibile la cosa. No? Ma c'è stato per un periodo in cui non era disabilitabile anche su... Guarda, qui il problema è anche questo, che qua il problema è che queste cose qua cambiano ogni due giorni, no? Lo vedremo per esempio con le distribuzioni Linux, queste cose qua cambiano ogni due giorni, per cui il problema è anche che bisogna anche essere informatissimi su quello che sta succedendo, perché il casino sta succedendo adesso. E Linux? Questa è stata la prima reazione, no? Giustificata. La prima reazione è giustificata perché crea un casino. Perché il fatto che Linux sia per sua natura non monolitico è un casino poter generare. Poi uno dice, vabbè, non attivo i sistemi di sicurezza, ma intanto arrivano attivi per default. Poi vai a spiegare al tuo amico lì che dice, ascolta, ma io ho Windows 8 e voglio mettere su Linux, no? E beh, disabiliti la sicurezza, ma come? Linux non era un sistema sicuro, devo disabilitare la sicurezza
per far partire il mio sistema? No, no, non ci penso neanche. Ma allora vai a spiegare il concetto facile di concetto, la gente vuole i concetti facili. Il concetto facile è: io ti tolgo la sicurezza per darti sicurezza. Vaglielo a spiegare se sei buono. No. Allora, cosa è successo? Questo è stato il primo che si è avventurato in questa cosa, Fedora. Fedora, che ovviamente è la distribuzione, diciamo che poi anche quella di Red Hat, praticamente è il primo che ha affrontato il problema, dicendo insomma in qualche modo dobbiamo risolvere questo problema. Che cosa hanno fatto? Hanno acquistato la chiave di Microsoft. No, potete immaginare, ma il fatto è che chi ha fatto questa scelta non era un cretino, è uno che non ha trovato altre soluzioni. E il problema è che probabilmente altre soluzioni migliori in questo momento forse non ce ne sono. Debian è dal 2013 che sono lì che litigano per decidere che cosa fare. Non l'hanno ancora supportato perché non sanno cosa fare, perché probabilmente questa in questo momento è una schifezza, ma probabilmente è l'unica soluzione in questo momento, perché Microsoft ha un sistema, tra virgolette, passivo di distribuzione delle chiavi, perché sono i produttori che devono vendere la macchina con il patacchino sopra, quindi sono loro che si vanno a prendere la chiave, no? Non puoi fare la stessa cosa con Linux, quindi questo è un casino. E quindi qua ovviamente è nata una rivolta popolare, dopodiché, dopo i primi momenti di angoscia, discussione, eccetera, si sono resi conto che effettivamente non era una scelta avventata. Diciamo, era una scelta brutta, orribile, però non era una scelta avventata. Diceva, vabbè, fai, paghi $99, ne firmi finché vuoi. Ho capito, però io dipendo da una chiave che, attenzione, può anche cambiare. Perché se Microsoft decide di revocare la sua chiave perché effettivamente, anche in buona fede, un cazzaro l'ha preso e ci ha fatto dei disastri, no? Io sono costretto a cambiare la chiave. Faccio scattare i meccanismi, perché UEFI ti consente in remoto di far scattare i meccanismi di cambio della chiave, cambia la chiave, immediatamente il vostro Linux non funziona più. No? Dopodiché dovrai anche tu rincorrere il cambiamento della chiave in Linux, eccetera, eccetera. E se succede una guerra? Che ti blocco tutti i PC perché ti cambio la chiave? Non è mica una cosa da poco. Fedora firma il kernel e i moduli con Shim. Adesso vediamo cos'è questo Shim. Shim è una... è praticamente è con Red Hat hanno fatto uguale. Praticamente è stata un'invenzione successiva che hanno cercato un pochino di... diciamo di trovare delle pezze, tra virgolette. Shim serve la zeppa, no? Praticamente cosa hanno fatto? Dal momento in cui ti parte il sistema, dal momento in cui va a caricare il load manager, in pratica carica un programmino che gestisce lui le chiavi e che va a inserire, perché esiste la possibilità per un programmino di andare a cambiare la chiave, va a inserire le proprie chiavi praticamente di Fedora dentro nel UEFI, no? E dopodiché continua con quelle di Fedora. Il che è un aggiramento un po', eccetera, però diciamo crea una situazione un pochino più tollerabile, perché a quel punto la gestione delle chiavi diventa una chiave di Fedora, però ovviamente questa cosa la deve fare un po' tutte le volte. Successivamente, dopo che tutti gli hanno detti di tutti i colori, a un certo punto Ubuntu ha dovuto anche lei muoversi su questo piano, perché anche loro hanno sentito il bisogno di fare questa cosa, perché il problema è che le macchine nuove erano tutte così. E quindi hanno cominciato prima a vedere se c'era una scappatoia. Non hanno trovato una scappatoia, infine hanno detto, purtroppo la strada è quella lì, no? Siamo costretti anche noi a prendere la chiave da Microsoft. E fa la stessa cosa, se non che hanno scoperto un inghippo, che siccome il Group 2 dovevi farlo firmare digitalmente, se andavi a vedere praticamente la GPL, c'era un punto che diventava abbastanza discutibile, perché tu di fatto non distribuivi il sorgente così com'era, ma lo distribuivi con attaccata la chiave di Microsoft, no? Per cui di fatto non era tutto trasparente, no? Quindi poteva nascere dei contenziosi, insomma è nata una discussione, per cui alla fine addirittura si erano messi a fare una cosa diversa dal Group 2, no? Proprio perché, adesso non mi ricordo che nome avesse, comunque diciamo, abbiamo fatto una cosa diversa dal Group 2, apposta per evitare di incorrere in problemi di questo tipo. Si è scatenato l'ira di Dio, perché Ubuntu non era una distribuzione qualsiasi, era praticamente quella più diffusa, e di conseguenza Free Software Foundation, che è lei che ha la GPL, che praticamente gestisce il Group 2, no? Di fatto ha detto, ma come, abbandonate, no, potete usarlo perché assolutamente non ci sono problemi da questo tipo, da questo punto di vista, eccetera. E quindi c'è stato un ritorno indietro, no? Di Ubuntu, e allora chiaramente alla fine tutti pace e amore, ma era nata una guerra infinita, no? Su questa cosa qua. Poi è arrivato OpenSUSE, no? SUSE comincia con la versione Enterprise, eccetera, eccetera, stessa cosa, chiave Microsoft,
caricando una biblioteca di chiavi dentro Scim, perché hanno detto, beh, insomma, l'idea delle DCIM non è male, no? Però forse fatta un pochino meglio, si potrebbe fare una biblioteca di chiavi, praticamente una specie di piccolo database di chiavi, no? E talmente bella che a un certo punto Fedora dice, beh, avete fatto una bella cosa, facciamo anche noi, no? E praticamente la situazione è più o meno questa, no? Conclusione, andiamo avanti, finalmente si è mossa la Free Software Foundation e cosa ha fatto? Ha voluto sfruttare una specifica del restricted boot, praticamente questo, esiste la possibilità potenzialmente di far partire un sistema in secure boot e smentirlo un attimo dopo, no? Cioè dire, siccome vedo che il passo successivo non è autorizzato, no? Perché effettivamente non è firmato digitalmente, se vuoi tirar dritto mi premi il tasto funzione tal dei tali, no? Che dice vai avanti lo stesso, me ne frega niente. E praticamente hanno gestito, e di fatto si sono fatti il SIM loro, no? Con in più questa opzione. Però attenzione che questa opzione è esclusa all'interno della famosa certificazione di Microsoft, no? Che invece dice non lo puoi fare. Oltretutto crea una situazione per cui di fatto nel momento in cui tu parti così il secure boot è come neanche ci fosse, no? Per cui di fatto perdi tutta la famosa catena della sicurezza. Insomma è un casino, no? Debian, immaginate Debian dover prendersi la chiave di Microsoft, cioè una cosa. Se voi andate a vedere la presentazione di Colangelo, alla fine dice che la distribuzione Debian è una distribuzione diversamente veloce, no? ovviamente abbiamo tutti il massimo rispetto di Debian, questo è appoggiato su Debian, no? Però resta il fatto che dover digerire il fatto di prendersi una chiave di Microsoft dentro non è una cosa molto facile. In conclusione, non lo supportano ancora. Supportano UEFI, no? Ma non sono disposti a supportare il secure boot. Risultato, questo grafico, no? Ovviamente questo grafico chiunque di voi lo poteva fare a modo suo, no? Infatti ho messo il grafico assolutamente irrilevante in quanto indimostrabile, frutto di congetture della mia mente malata. Allora, il concetto è questo: questa è la percentuale degli utenti che sono in grado di montarsi Linux da soli, no? Io qua le date le potete un po' spostare, ma comunque il concetto è questo: voi sapete che se andate a installare Linux una macchina decrepita, no? Noi l'abbiamo installata anche su un 486, l'abbiamo chiamato Sfigatux, no? Però non vi dico l'inenarrabile fatica, perché non c'era neanche l'interfaccia di rete, non c'era niente, no? Figurati, il wifi non esiste neanche, praticamente un delirio. Quindi più è vecchia la macchina più è fatica, perché all'inizio non c'erano i driver, problemi, e poi i driver hanno cominciato ad avere, ci sono stati gli ultimi driver che hanno dato dei problemi, erano per esempio quelli delle schede video, no? Poi ci sono state le chiavette, per quello che ho fatto la smussatura, perché sembrava andare tutto bene, poi sono state fuori le chiavette e di solito quello era il problema che ci avevano tutti, no? Poi adesso è risolto anche il problema delle chiavette, risolto tutto il problema, finalmente se uno installa nelle macchine degli ultimi 5-6 anni, no? Macchine diciamo non appena comprate eccetera, nessun problema. Se uno va a installare su una macchina appena comprata, tac, se non hai lo smanettone di fianco, 1 su 10 ve la installa, 1 su 10. E questo non è un problema da poco, perché in questo momento la gente non ci fa tanto caso, perché stanno ricondizionando macchine vecchie. Ma chi si trova a installare Linux su una macchina nuova, il problema ce l'ha, è come. E qui il problema è grosso, bisogna che in qualche modo vada risolto. E il problema è che non sono qua a darmi una soluzione, perché in questo momento la soluzione non dovremmo darla noi, dovrebbe essere quel famoso alimentatore che avete visto all'inizio, no? Dove a un certo punto interviene la comunità economica internazionale che dice... Una foto bianca da spostare. Una? Una foto bianca, no, da spostare, prima che la rimuovano. Okay. Niente. A questo punto il problema è grosso, e l'unica soluzione quale potrebbe essere? A. Comprare macchine senza il patacchino Windows 8.1, 8.0. Se la trovate. Altra soluzione, disabilitare il secure boot. Però dovete riuscire a far capire alla gente che il togliere quei meccanismi di sicurezza non è togliere la sicurezza, no? E questo è un altro problema non da poco. L'altra possibilità, il momento in cui entrate con questo meccanismo del secure boot, vi inserite poi in un ginepraio, perché per esempio io che ho l'abitudine di mettere, che ne so, due distribuzioni Linux una di fianco all'altra, no? Per cui se non mi dava il proiettore partivo poi con quell'altra e andavo a vederlo perché il disco dato in comune, no? Che cosa succedeva? Che praticamente se io lo facevo partire con secure boot, poi dopo uno non fa vedere la roba agli altri, no? E così via, no? Quindi
mille altri problemi poi derivati dal fatto di un sistema di sicurezza spinta, perché questo è un sistema di sicurezza spinta giustificato in certi ambienti, giustificato. Allora, due o tre cose che vi faccio vedere come conseguenza di questa cosa qua. Vi faccio vedere per esempio questo, adesso me lo sono estratto un po' dal mio blog, io ho un bloghettino su, diciamo, problemi etici delle nuove tecnologie, si chiama Free Software and Free World, non so se l'avete mai visto. Allora, ok, vediamo, ce l'ho qua dentro, qui. Me lo sono portato così perché così non ho bisogno neanche di collegarmi con... Eccolo qua. Allora, questo... Vabbè, aspetta che... Fortuna che me l'ho collegato lì. Allora, file apri. Fare file open, se non quello. Non lo fa. Allora, disco d'arti, esc. Questo, questo. Ok. Questo. No, vabbè. Allora, qui c'entra? Sì. Neanche. Allora vuole per forza la connessione, vuol dire che non avevo tirato giù tutto come pensavo. Vabbè, riproviamo di nuovo. Sì, sta arrivando. Ok, se io vado a vedere qua, vi faccio vedere per esempio cosa è successo con un Hewlett Packard. Windows 8 e Packard Bell è storia di ordinario protezionismo, è la storia di quando sono andato a ricondizionare una macchina Packard Bell. No. In velocità ce l'ho il tempo? Sì, ce l'ho. No. Un minuto. Ah no, scusa, allora non avevo capito, niente, allora riassunto velocissimo, praticamente questa macchina qua, dopo innenarrabili problemi, alla fine si è scoperto che il Secure Boot non disattivava per niente. Voi andavate a installare Linux, che delle versioni che supportavano il Secure Boot, entrava dentro tutto perfettamente. Se voi facevate uno shutdown, appena facevate lo shutdown, a quel momento ottenevate errori a trafila in partenza, perché diceva che non vedeva il processore o cose di questo tipo. Se volete ve lo andate a leggere, c'è il dettaglio di tutta la cosa come è andata, no? Ho cercato di dare indietro la macchina al rivenditore, mi ha detto non lo puoi ridare indietro perché gli ha cambiato il sistema operativo, no? Ho chiamato la Packard Bell, Packard Bell mi ha detto, io dico guardate che qui c'è un problema nel vostro UEFI che fa delle cazzate, no? Risposta della Packard Bell, noi non diamo assistenza sulle macchine dove avete cambiato il sistema operativo. Ma scusi un attimo, io non sono a chiedervi assistenza su Windows 8, io sono a chiedervi assistenza sul UEFI che avete scritto voi, che fa delle cazzate, no? E questa qua è un'altra, un'altra è stata con la Hewlett Packard. La Hewlett Packard cosa fa? Abbiamo detto che il group decide lui qual è la partizione che finalmente il group lo gestiscono loro a livello del UEFI. Perfetto, allora gli dico voglio far partire Linux per prima. Non si può, perché la funzione all'interno del UEFI che dice qual è il sistema operativo da far partire per prima non ce l'ha messa, perché deve partire Windows. Però tu puoi fare F9, se fai F9 puoi dire che all'interno di quella lista c'è il group e far partire il group che ti fa partire. E questo è tutto quello che succede a dare in mano la gestione del UEFI a delle aziende che ti danno un terzo delle. Io non ho ancora visto una schermata del setup che mi consenta di andare a riga e comando a mettere mano sul UEFI, no? Che potenzialmente c'è. Quindi praticamente abbiamo dato una scatola chiusa a qualcuno che la gestisce come gli pare. Questa è la realtà, no? E non si sa neanche che cosa va a fare. Noi garantiamo una filiera di una mela avvelenata o potenzialmente avvelenata. Vabbè, chiusa la faccenda, se volete ve lo andate a vedere sul sito, ho anche fatto un articolo che ho chiamato HP UEFI nefandezze, dove ho cercato di spiegare in termini umani per persone non del mestiere, no, la questione, ma non è facile spiegarla perché è complicata. Spero che vi serva qualche cosa, ecco, per il resto lascio spazio subito a quello dopo perché scudo se ho rubato tempo.